Ok, come vedete sono andata avanti di un bel po', però mi sono permessa di andare avanti così, diciamo, di un bel po', cioè ho fatto 10 giri di punto conchiglia dall'ultimo giro, primo giro, no, che l'avete già visto, ne ho fatte ancora 9, quindi in totale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì, ne ho fatti 10 punti, ma non ho cambiato assolutamente niente. Sono andata avanti proprio con lo stesso punto conchiglia. Come vedete, è sempre con 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti. Cioè, io, visto che ho osservato che sul mio, cioè, ho fatto sui miei 130 sulle mie 130 catenelle, per me veniva un po' troppo grande, troppo largo, perciò vi dico sinceramente che se cominciate con 130 catenelle e andate avanti così, anche per una M o sviluppata bene anche per una L, potrebbe andare. Adesso vi spiego il perché. Perché io qua su, intorno al collo, ho dovuto stringere un po', e come vedete ho fatto 2 giri di punti bassi. Il primo giro di punti bassi mi sono proprio infilata tra i punti, vedete, tra il primo e il secondo, ho fatto il primo punto basso. Poi ho lavorato, avviciniamo un po', poi ho lavorato proprio tra i punti, vedete, quindi qua tra questi due, lo vedete qua il punto lavorato, poi questo qua, il primo giro, e ho lavorato così tutto intorno, ciò che comunque farete anche voi alla fine del vostro giro, tanto per rifinirlo correttamente. Invece io l'ho fatto anche per un motivo di stringere un po' il collo, perché era troppo troppo largo. Per questo vi dico che se iniziate così con 130 catenelle, andate avanti con, cosa ho fatto qua? No, niente. Con 2, 2, la conchiglia da 2, 2 punti alti e 2 catenelle in mezzo, e poi, dopo, diciamo, aver completato 5 punti, 5 giri con la conchiglia così, potete iniziare ad aumentare. E aumentiamo sempre parlando di conchiglie, quindi aumentiamo facendo nella conchiglia da 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti, facciamo conchiglie da 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti, e andiamo avanti così. Poi, se volete ancora aumentare, andate con 4. Sì, questo era in romeno. 4, scusate, a volte problemi. 4 punto alti, 3 catenelle e 4 punto alti, punti alti. E mi avete capito, il bello del punto conchiglia è che si, diciamo, aumenta molto facile. Io invece, come vi dicevo, visto che e quindi torno al discorso delle misure. Se lo volete fare, io non lo so come ho fatto intorno al collo, che misura ho preso. Adesso vi faccio vedere, perché io sono arrivata al momento della divisione dei beni, cioè la divisione del corpo dalle maniche. E guardate come faccio. Il mio bordino, anche il vostro, cioè il bordino da 5 punti alti, tiene posto. Guardate, lo metto. Guardate, sì, ecco. Buongiorno, tiene posto proprio ad una conchiglia, vedete? Eccolo qua. E allora questo lo teniamo come una conchiglia. Poi contiamo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E questo è il mio davanti, 8 conchiglie più il bordino. Ok, dopodiché, ups, no, volevo. Ok, dopodiché comincio a contare altre 13, ma qua metto già, cioè nella nona conchiglia, metto già qualcosa per non perdermi, e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Questa è la tredicesima. Cosa faccio? Vengo e la unisco alla prima, cioè la nona conchiglia, no? E questa sarà, la unisco così, e questa sarà la parte della manica. Faccio anche, ecco come faccio, entro così e faccio anche un bel nodino perché lo voglio provare. Ecco, e questo è il punto che ve lo devo spiegare per bene, e questo è il punto dove voi capite il tutto. Spero, veramente. Ok, e vado a fare la stessa cosa dalla parte sinistra del mio cardigan. Ecco, ho fatto così, ma insomma. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cioè, se voi volete, avete, cominciate con più catenelle, certo che avrete più conchiglie, e allora fate la divisione in un altro modo. Ma io dico che se cominciate col 120, cioè il 130, potete svilupparlo in qualsiasi misura da adulto, da S a, diciamo, L, magari anche un XL. Perché andando avanti con aumentando con le conchiglie, impossibile non riuscire ad arrivare alla misura giusta. E quindi 8, poi passo alla nona conchiglia, sempre così, mettendo qualcosa anche qua, così, e comincio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, no? E con la tredicesima di nuovo, ecco, così, di nuovo voglio unirle. E queste saranno le mie maniche. Ok? E adesso, sempre così, faccio, poi prendo un filo sotto e uno lo lascio sopra e faccio proprio un nodino. Quando la provate, prima della divisione delle maniche, dovete essere sicure che è il momento di dividere. Ok, e adesso la dobbiamo proprio provare. Ok, ed eccomi qua, vedete, con il mio cardigan di me messo, indossato insomma, e guardate, qua sono a posto, quindi è questa la cosa, da diciamo il punto dove cominciate con il vostro collo, no, dalla scollatura, diciamo, fino in giù sotto le ascelle, ma sotto così. Dovete proprio prendere il vostro, ecco, centimetro e fare una misura. Quindi da qua andiamo fino qua. Ok, perché? Perché è molto importante, come vi dicevo, il punto dove dividete per le maniche. Da qua il corpo va da solo e le maniche vanno da sole. Dopo le lavoriamo. Ok, quindi guardate cosa ho io fino qua. Adesso, per quelle di voi che volete realizzare solo e solamente un bolero, un come si dice, coprispalle estivo, così ci siamo già. Facciamo il giro proprio della divisione, magari ne fate ancora uno o due giri dopo aver fatto la divisione, ed eccoci qua. Magari fate la manica a tre quarti, come proprio volete. Invece per quelle come me che volete fare un cardigan vero e proprio un po' più lunghino, andate avanti. Adesso, visto che spero, ciò che volevo di nuovo spiegarvi è qua, la scollatura, cioè la scollatura, vedete che io, come vi dicevo, mi sono sbagliata. E anche se ho stretto un po', vedete, viene un po', il mio sarà un po' larghino, perciò magari per una S come me mettete meno catenelle. Io mi sono, come dicevo, mi sono sbagliata, però adesso vado avanti così perché comunque va bene. Però
Se voi cominciate così con come vi dicevo, per delle misure grandi tipo M, L, così via, potete iniziare con 130 perché viene a posto. Io qua avrei dovuto fare una cosa del genere, per me. Quindi, un 80-90, ecco, con un 90, se avessi iniziato con un 90 di catenelle sarebbe stato meglio. Quindi per una S, lavorato con l'uncinetto da 4,5, dove sono qua, uncinetto da 4,5 o 5, sì, certo. Comunque, quando fate il giro di catenelle, il primo giro di catenelle, il più importante, è quello che vi dà la misura. Ok? È proprio quello. Quindi quando fate il giro di catenelle, guardate per bene, mettetelo proprio intorno al collo che vi venga giusto dove volete voi, non troppo verso il collo proprio, ma più largo. Quindi ecco, com'è viene adesso a me. Ok, io spero che fino qua si è capito bene e che riuscirete tutte a casa a sviluppare questo modellino. Adesso cominciamo con la divisione. Ok, per fare la divisione lasciamo questi qua così, perché così sappiamo chiaro cosa dobbiamo saltare. Quindi noi normalmente cominciamo, dove è il mio filato qua, cominciamo a lavorare le nostre conchiglie. Come vi dicevo, io sono andata avanti con conchiglia con quale sono partita, quella di 2 catenelle, cioè 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti. Adesso faccio il mio bordino 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, e poi salto questi due, passo direttamente nel mio spazio da 2 catenelle e comincio a lavorare la mia conchiglia da 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti. Vi dicevo che se voi avete bisogno, sicuramente per delle misure più grandi, avete bisogno di aumentare. Se avete bisogno di aumentare, fate 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti e andate avanti così per quanti giri vedete voi, no? Se vi va bene. Poi, se non vi va bene, cioè se dovete ancora aumentare, andate con 4. 3 catenelle e 4. Più di 3 catenelle però tra di loro non lo so. Oh, e adesso vado con 3 perché parlavo di 3. Potete mettere, ma magari viene. Potete mettere anche più di 3, 4 catenelle, ma insomma non penso che si deve arrivare ad un aumento talmente grande di conchiglie, perché comunque lavoratelo con un filato più spesso e con un uncinetto più grosso, perché se no, ecco, se lo lavorate con un uncinetto da 3 e mettete meno catenelle per iniziare, potete farlo anche in misura da bimbe. Quindi queste sono le cose importanti, le catenelle iniziali, poi da là sviluppate come vi piace, come avete visto, cominciate poi come ho fatto io, due giri di punti alti, poi un giro di punto V, quindi seguite proprio il modello. Importante è il numero di catenelle di partenza. Bene, adesso io vado avanti e dai che ci sono proprio arrivata, ne ho ancora due. No, cioè ho lavorato fino adesso le 8 conchiglie davanti, 1, 2, le 8 conchiglie davanti. Adesso lavoro l'ultima, prima della manica. Ok, bene, prima della manica. Adesso non voglio fare. Ok, sono così. Guardate, sono qua e adesso lascio la manica da parte e salto a lavorare direttamente nella prima
scusate, nella prima conchiglia indietro, qua. Quindi guardate un po'. Qua sono le due conchiglie, l'iniziale e la tredicesima conchiglia della mia manica. E salto queste e passo nella prossima che è, diciamo, la prima conchiglia indietro. 1, 2 e lavoro proprio in questo spazio da 2 catenelle una conchiglia. Quindi molto 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 semplice, ecco. E così già io qua ho diviso. Rimarrà un buco bello grande che dopo andremo a cucire, non vi preoccupate. Vado a lavorare tutto l'indietro, poi vi faccio vedere come passare di nuovo davanti, ma insomma, nello stesso modo, quindi non penso che siano dei problemi. Ok, quindi sono arrivata qua, ho lavorato anche la mia, cioè tutto l'indietro, sono arrivata dalla parte sinistra, diciamo, della mia manica e devo tornare sul davanti, no? Questo è il mio davanti e salto la manica, questa qua, e entro a lavorare proprio nella prossima conchiglia qua, direttamente sul davanti, come ho fatto anche prima, saltando dal davanti all'indietro. Adesso faccio la stessa cosa, ma certo salto sul davanti e vado a lavorare le mie 8, uppala, le mie 8 conchiglie, 2 catenelle e 2 punti alti, le mie 8 conchiglie. Dopodiché sono pronta a cominciare a lavorare il corpo. E già da questo punto non si deve aumentare più, insomma, se proprio volete creare una forma tipo campana per il vostro cardigan, non lo so, potete anche farlo, ma io dico che da questo punto, se si va avanti dritto, proprio senza aumenti di conchiglie, perché gli aumenti li facciamo, come avete visto, come vi ho già spiegato, cioè nelle conchiglie proprio, aumentiamo una conchiglia, cioè tutte le conchiglie, non solo una. Ok? Dico che possiamo andare avanti così. Per quelle di voi che volete rimanere con un bolero o con un coprispalle estivo, ecco, questo sarebbe il momento. Magari fate ancora un giro, 2. Ecco l'ultimo. Magari fate ancora un giro, poi le maniche le potete lavorare, potete farle lunghe, corte, lasciarle corte come volete. Saltiamo gli ultimi due e entriamo a lavorare il nostro gli ultimi due. Se fossero conchiglie con 3 e 3, avremmo avuto da saltare 3 punti alti, perciò qua alla fine, no? Ok, finito, e vi voglio far vedere dopo questo primo giro cosa abbiamo. Alziamo un po', ecco, io qua facciamo vedere, io ecco, ho diviso. Qua ho il mio corpicino, ho cominciato e poi, come vi dicevo, dopodiché si comincia a lavorare tutto in tondo. Lavoreremo poi le maniche in tondo e qua, questi puntini qua, andremo proprio a cucirli, no? Sono 2, 4, proprio i 4 puntini che rimangono dalle nostre conchiglie, 4 da una parte, 4 dall'altra. Se di nuovo avete 6, se di nuovo avete aumentato le conchiglie,
avete conchiglie con 3, allora qua vi rimarranno 3 punti alti, 3 punti alti e anche nella parte indietro ugualmente, quindi 12 invece di 8. Ma comunque importante che questa parte viene poi cucita. Ok, adesso, come vi dicevo, se lo volete bollerò, allora dovete andare avanti quanto lo volete lungo e poi siete pronte. Invece, se volete farle svilupparlo tipo cardigan, andate avanti. Io, ad esempio, ho misurato, guardate, ho fatto così da dove ho cominciato il mio primo giro di conchiglie. Quindi è questo qua. Da qua metto il metro e misuro fino in fondo. Che non riesco. Ok, fino in fondo io, ecco, sono 14 centimetri. Allora, da qua vedo quanto ho bisogno. Questi sono 10, no? Io penso ancora 15 giri, sicuramente li farò per il corpo, se non 20. 20 giri, magari uguali uguali con queste conchiglie da 2, io non cambio. Ok. E dopodiché torno a farvi vedere il risultato e farvi vedere magari come si lavora anche la manica. Poi ve lo faccio vedere pronto. Ecco qua, care uncinettine, il mio cardigan quasi finito. Certo che io ho avuto un problema che non l'avrei mai pensato, mai e poi mai. Vi dicevo che ho lavorato con questo tipo di lana di filato riciclato da un maglioncino, maglione estivo che l'avevo e non ci avrei mai pensato che non mi basti. In effetti, ecco, è capitata proprio questa cosa e non mi è bastata, cioè è finita, il filato è finito prima e ho dovuto inventarmi, insomma, di tutto e di più. Qua va bene, sono tutte le E non l'ho pulito e ho ancora da finire la manica. Una manica l'ho già fatta, come vedete, ecco qua la manichina. Invece ho ancora da finire questa manica e la voglio finire insieme a voi. Volevo solo farvi vedere diciamo, un'immagine completa di ciò che ho realizzato fino adesso. E quindi io, come vi dicevo, mi sono dovuta inventare. Per fortuna che ne avevo degli altri filati. Io faccio così quando vado così nelle mercerie, nei negozi di lana, mercatini, insomma, se trovo quei filati, avete presente dei gomitoli unici o che sono rimasti uno o due che sono in sconto di solito? Ecco, io quegli sconti, cioè quei cestini che li fanno loro. Con questi gomitoli io li chiamo i cestini delle meraviglie, perché là trovi di tutto e di più. E io compro dei gomitoli così, quelli che mi piacciono di più, per poi aggiungerli, ecco come ho fatto qua. Questi sono tutti i tipi di filati particolari che io infatti adesso mi sono proprio salvata perché stanno anche bene, cioè a me piace veramente come stanno perché avevo un po' di paura, però guardate, stanno anche bene, ho fatto il bordino e ne ho ancora da andare in giù un pochettino, ma non lo so. Comunque, e questo è quasi finito. Qua, come vedete, ho aggiunto anche un bordino di punti bassi, ciò che potete fare anche voi se volete stringere un po' il o neanche stringere, se volete proprio fare una cosa. Poi qua col punto con l'i-cord, cioè col cordoncino che ve l'ho già fatto vedere, ho fatto un cordoncino appunto e poi ho messo questi cubetti che voglio dirvi che anche questi sono recuperati da un paio di pantaloni di cotone, di quelli tipo tuta, e sapete quel cordoncino che ce l'hanno, avevano questi bellissimi, non so se li vedete perché è un po' lontano, bellissimi cubetti così, che ecco, li ho infatti messi qua. Insomma, è questa l'idea, a me piace
piace tenere tutto, riciclare tutto e vi consiglio, cioè sinceramente consiglio anche a voi di non buttare dei bottoni, delle cerniere, dei vecchi jeans e così via. O guardate cosine del genere, perché non sapete mai, fatevi una scatolina, un cestino, non lo so cosa volete voi e teneteli perché non si sa mai, non si sa mai cosa possiamo aver bisogno. Va bene, queste essendo dette, diciamo, ve le ho dette tutte queste cose, tanto per consigliarvi nel vostro lavoro e in tutto ciò che fate, da brave uncinettine, anche con i filati, come vi dicevo, guardate che salvezza con questi miei filati che avevo, un gomitolo, due gomitoli, così. Però sono contenta che sono riuscita a finire, se no non riuscivo, rimaneva una cosa tipo bolero, non era male neanche così, però... Comunque io lo volevo cardigan, se, cioè l'ho detto dall'inizio. Va bene, adesso passiamo al lavoro. Ups. E mettiamoci a lavorare la manica, l'ultima tappa, per finire il nostro cardigan. Io ho lasciato questo qua, come vi dicevo, adesso il momento di aprirlo. Ok, facciamo così e prendo il filato, facciamo il nodino. E cominciamo a lavorare nella prima qua, prima conchiglia delle maniche, cioè della manica, scusate, entro così e faccio 3 catenelle, il mio primo punto alto, poi ne faccio un altro punto alto, 2 catenelle e ancora 2 punti alti nello stesso primo spazio da 2 catenelle. E adesso vado tutto intorno a lavorare in ogni spazio da 2 catenelle una conchiglia formata da 2 punti alti, 2 catenelle, due punti alti. Come vi dicevo, se per caso voi non lo so, avete bisogno di aumentare, quindi di creare, fare lavorare con delle conchiglie più grandi, come vi dicevo, allora magari voi qua avete conchiglie da 3 o da 4 punti alti, 3 catenelle, 3 o 4 punti alti, dipende. Insomma, l'idea è che con il punto conchiglia è molto facile, per questo che l'ho scelto, oltre ad essere un punto molto carino, è anche molto facile da aumentare con il punto conchiglia. E vado avanti così a lavorare intorno alla manica. Sto lavorando la mia ultima conchiglia. E come vi dicevo, la mia conchiglia è formata da 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti. E adesso per chiudere il giro entro con l'uncinetto nella terza catenella delle 3 catenelle iniziali del mio primo, della mia prima conchiglia e faccio un punto bassissimo per la chiusura. Adesso entro con l'uncinetto senza fare nessuna catenella, niente, entro con l'uncinetta nel prossimo punto alto e faccio un punto bassissimo. Se voi ne avete 3, fate la stessa cosa anche nel prossimo punto alto. Dopodiché entrate con l'uncinetto proprio nello spazio da 2 catenelle,
prendete il filo, fate un punto bassissimo e adesso siamo pronte a incominciare il secondo giro. E così facciamo per tutti i nostri giri della manica. Quindi facciamo 3 catenelle, che sarà il nostro primo punto alto. Ancora un punto alto nello stesso spazio da 2 catenelle, 2 catenelle e ancora 2 punti alti nello stesso spazio da 2 catenelle. Poi saltiamo nel prossimo spazio da 2 catenelle e facciamo un'altra conchiglia e così via per tutta la manica. Come vi dicevo, è molto molto semplice. Ok, e vado avanti così per tutta la mia manica, quindi volevo far vedere anche come chiudere e iniziare un nuovo giro.